Valentina, ti ringraziamo per averci invitato per realizzare il reportage per l'Ittica Crisetti. Ma cos'è l'Ittica Crisetti? Allora, l'Ittica Crisetti è un centro di spedizione culinare. In più possiamo sia acquistarli e sia degustarli nella nostra pescheria. È una vera e propria boutique del pesce? Praticamente sì, siamo una boutique. L'attività, il lavoro nel settore ittico, è una tradizione di famiglia o è una passione nata dall'oggi al domani? No, è una tradizione di famiglia che è nata. Noi siamo tutti pescatori in famiglia. Anch'io ho esercitato fino a qualche mese fa il pescatore. Poi dopo con mio marito abbiamo intrapreso la strada di voler aprire questo centro di spedizione, perché era un nostro sogno avere proprio frutti di mare vivi in acqua. Era una cosa proprio nostra. Giovanni Crisetti, da quanti anni sei nel settore ittico? Ma all'incirca 35 anni. Avevo 5 anni e la parola di mio nonno mi diceva che ero nato col tubo in mano, ossia per lavorare le cozze nere. Benissimo, vogliamo iniziare a presentare i frutti di mare? Certo. Allora, cominciamo dalla nostra sinistra. Qua ci sono i cosiddetti tartufi, noci, pugliesi, di Barletta. Buonissimi, carnagione bianca all'interno, due sapori, inizio salato, primo impatto, poi dolce, secondo me il frutto di mare più prelibato che esiste. Andiamo avanti. Qui ci sono le fasolari, sì. Come vedete belle vive, con i sifoni fuori, attaccati, questi servono uno per mangiare, l'altro per poi defecare. E come vedete qui avviene proprio la depurazione, finisce anche in questa vasca la depurazione con frutti di mare. Andiamo avanti. Questi sono i lupini cosiddetti turbo, pescati proprio qui a Termoli, insieme a questi più piccolini. Carnagione più dura rispetto a quelli piccoli, però buoni, sempre due gusti. Inizialmente impatto salato, poi dolce, buonissimi da fare in bianco. Valentina, ci troviamo vicino al cuore pulsante dell'Ittica Crisetti. Cosa sono queste vasche? Allora, questo è detto bene, questo è il nostro cuore pulsante. Parte tutto da qui. La merce viene selezionata, poi viene immersa in acqua, per un ciclo di 12 ore viene depurata. Dopo di questo viene di nuovo lavorata e
portata nelle vasche avanti per essere pronto per la vendita. Questi sono i classici lupini, cioè quelli che trovate un po' più da tutte le parti. Ovviamente come carne rispetto a questi più grandi sono più teneri. Sì. E qualcuno dice che il sapore è uguale, però secondo me questi più grandi hanno più, sapore, sì, sono sì, più sì, corposi, sono più carnosi, anche perché queste qua vengono pescate più dove l'acqua è più dolce, tipo davanti agli estuari dei fiumi, quindi la carne è proprio più consistente, più dura. A me piacciono più questi, però sono sempre così. È questione di gusti? Sì, personali. Qui abbiamo le vongole veraci, italiane, scardovari. Queste sono state messe a depurare per un paio di giorni. Adesso le abbiamo appena sciacquate. Queste hanno un sapore dolce, delicato, sempre da fare in bianco. Con la linguina, con uno spaghetto. Ma per me la pasta è tutta acqua e farina, quindi è il condimento che conta. Qui ci abbiamo i cannelli. Famosi cannolicchi. Questi sono pescati proprio a Termoli. Sì. Sono usciti. Locali al 100%. La barca è venuta a terra un paio d'ore fa, quindi sono. Si possono mangiare crudi. Tutto quello che comprate con un primo. Insetti si può mangiare crudo. Tutto, dai frutti di mare tutto, al pesce. Sono controllati, etichettati, depurati, puliti al 100%. Sì. Arriviamo a questo punto alle cozze pelose. Sì, queste sono cozze pelose non italiane, produzione greca, da qualche anno lavora benissimo. Perché ricordiamo, l'Ittica Crisetti ha dei prodotti nazionali, locali ed internazionali. A parte questo, noi prendiamo la merce dove è più salutare da livello organolettico e dove soprattutto è tracciabile, perché noi qui vendiamo solo prodotti ottimi, non ci interessa fare concorrenza o avere convenienza. Questo la qualità è al primo posto. Sì. Ora facciamo vedere l'apertura di una cozza pelosa, pienissima, coloratissima e pienissima. Sì, queste sono proprio, secondo me, è il frutto di mare per eccellenza da mangiare crudo per i veri intenditori. Ha un gusto ferroso, leggermente acido rispetto alla cozza nera, però è molto più carnosa e molto più pregiata rispetto alla cozza normale. Qui poi passiamo alle ostriche Jouenne. Questa è una produzione francese. Sì, ostriche francesi. Sì, di nome Jouenne. Sono tra quelle commerciali, quelle che spiccano di più. Hanno un indice di pienezza attorno al 10-12%, impatto salato e commercialmente buona. Qui invece andiamo su ostriche di alta gamma. Qui abbiamo una Regal, produzione irlandese, bella, colore bello dentro e fuori. Qui andiamo su un voto da 0 a 10 sull'8,5. Qui abbiamo una Esche, sempre irlandese, leggermente più piccola, chiara fuori e chiara dentro, dolce dall'inizio alla fine. Vi porteranno in un pianeta diverso, per chi non capisse ancora di ostriche. Queste invece sono le famose cozze nere spagnole, di cui noi disponiamo tanto, le facciamo la selezionatura e la depurazione e si possono mangiare crude, sciogliendo il famoso tabù che le cozze spagnole non sono buone. E hanno fornito. All'Ittica Crisetti, oltre a questi splendidi frutti di mare, cosa possiamo trovare? Allora, l'Ittica Crisetti, oltre ai frutti di mare, vendiamo tipi di pesce che noi diciamo abbinati ai frutti di mare, nel senso che vanno bene per fare lo scoglio e per fare i risotti. Quindi non trovate tutto come in una comune pescheria, bensì dei prodotti precisi. Qui abbiamo il calamaro, il nostro calamaro, lo dico vulgaris. Questi sono tutti i prodotti abbattuti a bordo, appena pescati, selezionati, in azoto liquido a meno 196 gradi, quindi le proprietà organolettiche rimangono quasi simili al fresco. Inalterate. E sono tracciabili per poter mangiare crudo, oltre a tracciabili sicuri da poter mangiare crudo. Qui passiamo agli scambi. Questa è una selezione di scambi porcupine, che porcupine vuol dire un banco pesca nel nord Europa, a alta profondità insomma. Dopo la pesca questi scambi porcupine vengono lavorati su delle lastre di ghiaccio per un trattamento antiadrenalina, ossia per farli leggermente smolecolare, per far sì che quando vengano mangiati crudi siano identici a quelli freschi. Qui abbiamo le mazzancolle tropicali, questo è un allevamento selezionato di Panama. Mazzancolle buonissime da fare col vino bianco, a me piacciono tanto.
ma si possono fare anche spiedini, risotto, col sugo, eccetera, eccetera. Poi passiamo alla merce importante che abbiamo qui. Noi facciamo delle selezioni di tonno, di spada e di salmone, tutti filetti e tranci. Questi sono pescati sempre su barche grandi, abbattuti a bordo in azoto liquido sempre a meno 196 gradi, per far sì che possiate mangiarli crudi. Oltre a questo che vedete qui, che oggi ci manca, abbiamo anche delle seppie che vendiamo. Mi dispiace che non ci sono i crostacei vivi come grancipolli, granseole, astici, che tra l'altro li prendiamo anche su prenotazione. E niente, che aggiungere. All'Ittica Crisetti, oltre che acquistare il pesce, si può ascoltare anche la storia e le proprietà e tutte le qualità che hanno ogni singolo prodotto. Quando venite qui ci siamo sia io che mia moglie, pronti a rispondere a qualsiasi domanda, curiosità, fate tutte le domande che volete, chiedete, perché è giusto. Non diffidate dalle imitazioni, perché di Ittica Crisetti ce n'è una sola, questo posso dire. Arriviamo all'apertura dei frutti di mare. Allora, adesso apriamo una noce di barletta. Perfetto. Adesso apriamo una bella fasolare, molto semplice. Benissimo. Passiamo alle vongole veraci, stesso sistema della fasolare. Poi passiamo al cannolicchio. Si muove. Qui ritorniamo di nuovo alla cozza pelosa. Semplicissima, come una corsa normale. Ora passiamo all'apertura delle ostriche. E qui si conclude i nostri insegnamenti per quanto riguarda l'apertura dei frutti. La seconda puntata di Termoli Wild Food è appena terminata. Ragazzi, vi ringraziamo per averci ospitato in questa splendida attività commerciale. Il piatto, come vediamo, è pronto e non vediamo l'ora di assaporarlo. Sì, come vedete il piatto è pronto. Ragazzi, vi aspettiamo numerosi. Da Ittica Crisetti, in via delle Acacie numero 90. Se volete potete contattarci anche sulla pagina Facebook Ittica Crisetti. Buona serata. Ciao.